Barone Vassallo, siamo al 6 giugno 2023, una data che probabilmente rimarrà negli annali in senso negativo. Perché vi dico questo? Ormai da ieri sera, ma anche questa mattina non vi dico quante persone, si sta parlando, ci si sta preoccupando di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme ai governi di tutti gli stati membri della gabbia dell'Unione Europea, stanno mettendo assieme, si sono messi assieme per creare un Green Pass che praticamente sarà per sempre. E allora, tutto oggi, tutta ieri sera, persone che mi scrivono preoccupate, persone che mi chiedono, persone che si chiedono adesso cosa faremo, come sopravviveremo a tutto questo, perché qui, insieme al pass mondiale, ci saranno associate anche le prestazioni sanitarie che tutti sappiamo, quelle prestazioni sanitarie che tutti conosciamo, quelle prestazioni sanitarie che tante persone hanno spaventato. E non vi dico cos'altro anche. Ebbene, troppo tardi. Noi quanti mesi sono che vi stiamo parlando dell'identità digitale coadiuvata agli spostamenti, alle voglie dell'OMS e tutto questo? Quante volte ve lo abbiamo detto? La risposta sapete qual è stata? La risposta è stata quella che dicevano gli ebrei durante il periodo più buio della storia. Ovvero, gli ebrei dicevano: tanto non lo faranno mai, ma lì stanno preparando quello e quell'altro ancora, ma sì, tanto non lo faranno mai, non penso che lo faranno. Invece tanti che avevano capito l'andazzo, come oggi quello che è avvenuto con noi di Motore Italia, noi avevamo già capito che c'era nell'aria. Ma perché? Perché una premier che mette Orazio Schillaci, che sappiamo essere stato un estremista di questo importante documento, quando la Meloni mette Gilberto Pichetto Frattin, che è un altro estremista talebano di questo importante documento, quando la Meloni inserisce tutti questi personaggi che per una gran parte hanno fatto parte del precedente governo Draghi, voi pensavate che perché lei è più buona, perché lei è donna, perché lei è mamma, perché lei è cristiana, avrebbe detto di no
alle solite mostruosità? Ragazzi, torno a ripetere, la situazione si sapeva, solo che la maggior parte delle persone, anche coloro che avevano le stesse nostre idee dei sostenitori di Motore Italia, dicevano: ormai è finito tutto, non lo faranno mai, scordammoci lo passato. E invece il passato ritorna, perché come poi vi abbiamo detto più volte, questo non è stato che l'aperitivo di quello che verrà. E tra un po' vi spiego il perché. È stato l'aperitivo relativamente al tempo di riduzione degli spostamenti, relativamente al tempo di quella prestazione famosa che noi sappiamo. Ma questo stringere le maglie non si ferma e non si fermerà solo a un tempo breve come è stato quel 20, bensì proseguirà molto amaramente. Questa è la famosa notizia che ha spaventato i fatalisti del nuovo millennio, come potete vedere qui. Ma come dicevamo prima, queste persone rimangono praticamente spaventate dal fatto, quello che scrivono qui, che questi vanno avanti senza tener minimamente conto di tutto le motivate obiezioni delle varie persone. Ecco, quindi i fatalisti del nuovo millennio credo che adesso capiranno attentamente quanto era importante iscriversi a Motore Italia e dare forza a un partito che combattesse tutto questo. Ma ascoltate qui, al Festival del Green e Blu si è decretata la fine delle autovetture Euro 1 ed Euro 2. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svela la strategia, sottolineando però che c'è comunque un costo politico, economico e sociale da valutare. La morte delle auto Euro 1 e Euro 2 è stata appena annunciata pubblicamente da Gilberto Pichetto Frattin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Festival del Green and del Blu. Nella città, ha spiegato il ministro, è necessaria la limitazione della circolazione, ma d'altra parte deve andare avanti in modo altrettanto spedito la sostituzione dei veicoli, anche Euro 1 e Euro 2, e avrebbe significato enorme di fronte all'ambiente, se pensiamo che un Euro 2 inquina 28 volte di più di un Euro 6. Pensate, come quelle persone che non facevano l'Elisir e avevano le possibilità 60 volte di più di morire di una persona che aveva fatto l'Elisir. Un piccolo spiraglio è stato comunque aperto, visto che ha sottolineato che c'è comunque un costo politico, economico e sociale da valutare. Cerchiamo di capire meglio. Sono convinto, ha spiegato Pichetto, che le città, soprattutto le metropoli, siano la frontiera del contrasto ai cambiamenti climatici, ma sono anche i luoghi in cui i più diretti e gravi sono gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi. Se il 70% delle emissioni nocive viene dalla città, allora è proprio dalla città
realtà che bisogna cominciare ad affrontare in maniera sistematica ed energica il nodo dell'uscita dai combustibili fossili, ha aggiunto. Il ministro ha ricordato che oggi circa 50 milioni di italiani vivono nelle città, su una popolazione che non raggiunge 60 milioni. Intervenire sulle città, quindi, è il tema cruciale, che riguarda certamente le istituzioni pubbliche, responsabili degli orientamenti generali e delle regole in materia urbanistica ed edilizia e di mobilità, ma anche una sfida che si pone individualmente anche per i cittadini, che non sono soggetti passivi della battaglia climatica, ma devono diventare soggetti attivi. Il problema è il caso da valutare, sarebbe gigantesco, perché in Italia ci sono in circolazione 850.000 euro 1 e 2.583.610 euro 2, a cui vanno ovviamente sommate le 3.560.000 euro 0 già condannate. Parliamo del 17% del parco circolante italiano, un numero enorme. Mi rifiuto soltanto di pensare che questi personaggi governano questo paese e questi personaggi decidono sulla nostra vita. È una cosa mostruosa. Spero che almeno quest'ultima manovra dell'OMS con i governi nazionali porti un pochino di movimento alle persone che continuano a dormire mentre di lì lentamente il fumo comincia a salire. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.